Quindi a mangiare abbiamo mangiato, è vero, abbiamo bevuto, ci manca, i bambini hanno ammazzato 74 milioni di mosche, zanzare, vespe, api, tutto. Cosa ci rimane? Il caffè? Ah sì? Caffè, merendina. Crostatina. Ah, è crostatina. Crostatina e caffè allora. Crostatina, caffè. Però non c'ho la marmellatina, l'ho finita. Grappetta, no, io sono astemio. Marmellata, vabbè, Emiliano la beve. Allora, ci abbiamo la risposta. Sì. Sì. Sicuro. La risposta qual è? Perché? La domanda, prima di tutto. Ma come faccio a diventare camperista? Cosa ti frena a prendere il camper? A me l'unica cosa che mi frenava erano i soldi, ma ho trovato la soluzione. Ce ne sono tantissime di soluzioni. A me e mia moglie. Anche a me la moglie, però la moglie alla fine è stato un freno relativo, perché adesso cosa fa la moglie? È più innamorata di noi. Quando prendiamo, siamo nel fine settimana, si avvicina il fine settimana, lei cosa dice? Di la verità. Ah, potremmo andare, ah, potremmo fare, o no? Guarda la mia, cosa dice la mia? Cosa dice la tua? Uguale. Uguale. Ah, potremmo andare qui, ah, potremmo andare lì. Quindi, alla fine, ragazzi... Andare a notare il ristorante. Ristorante camper. Ristorante camper? Ristorante camper, no, perché... Dire, ma mangiate solo scatolette? Ah, sì, no, noi mangiamo solo scatolette, guarda. Cioè, abbiamo comprato il tonno, abbiamo comprato... Cosa? I fagioli, abbiamo comprato... Abbiamo fatto casa tutto, anche la pasta oggi, Luca. Tutto fatto in casa, tutto homemade, come si dice. Ragazzi, provatelo e poi ci farete sapere. Beh, cari amici, intanto scrivete pure nei commenti cosa mi frena dall'acquistare il camper. Cosa vorrei sapere per acquistare il camper? Scrivetecelo, siamo qui per voi, per darvi le risposte, perché ci siamo appena passati anche noi. E non esitate, se volete provare, venite via con noi, perché molto spesso quello che frena è: ma con chi vado via? Chi mi può aiutare? Venite noi con Camper Famiglia. E scoprirete che il mondo del camperista è un mondo fatto di famiglia, un'unica famiglia. Ditemelo, dai, è la domanda che vi fate sempre. Te la allora, sei fatta te, Luca? Io sempre mi sono fatto la domanda: ma come si fa a diventare camperista? Io cosa l'ho fatta c'è più da a, fare? Io l'ho fatta più a mia moglie. Io anche l'ho fatta a mia moglie, però mia moglie non mi ascoltava, alla fine ho fatto da solo. Quindi non abbiate paura, provate, fate la prova, noleggiate un camper se volete, ma fate provare a tutta la famiglia l'esperienza del camper. Ciao. E anche voi, dopo averla provata, vi renderete conto che non c'è niente di troppo difficile, anzi, è un mondo semplicissimo, vero? Sì, mondo... facile. Beh, ti dirò, Luca, ti devo dare una grande confidenza. Mia moglie dice sempre che se avessimo noleggiato il camper non l'avremmo mai acquistato. Non è detto che il noleggio sia la soluzione. Per chi vuole, se la sente, provi a noleggiare. Chi non se la sente, provi con un camper, prima esperienza, spenda poco, anche perché il costo di un camper verrà sicuramente ripagato. Si può tranquillamente rivendere un camper, prima esperienza. Vabbè, sicuramente. Ovviamente non hanno niente contro un camper. No, vabbè, chiaro, contro il noleggio non abbiamo nulla in contrario, anzi. Però se lo compri non butti via i soldi, perché l'anno dopo comunque il tuo camper vale sicuramente quasi quanto l'hai pagato, ecco. Prima esperienza sicuramente, assolutamente. Quindi io consiglio agli amici: provate e soprattutto non abbiate paura. Tu come sei partito? Io sono partito semplicemente in un modo: ho venduto le macchine, tutte e due le macchine. Ne ho presa una a noleggio per la famiglia piccolina da città e vado al lavoro in camper. Mi guardano come se fossi un alieno, ma in realtà sono una persona normalissima che usa il furgone, perché il camper è un furgone con la cellula dietro, per andare al lavoro. Ho la possibilità, l'ho fatto, lo faccio, mi costa meno della macchina, ma comunque un'altra soluzione potrebbe essere... La mia. La tua, sentiamola. Siamo partiti che mia moglie non voleva saperne di campeggio, assolutamente no, perché molto spesso si è frenati dalle piccole cose. Ma come faccio? Non sono capace, nessuno mi ha mai introdotto. E come funziona con i servizi, con i bagni, con la doccia? E come mi troverò? Ma sei all'aria aperta, non hai un riparo? Chi è abituato in casa, all'appartamento, è così. Abbiamo provato un'estate, sono fatto noleggiare una tenda da un amico.
non abbiamo fatto il noleggio, si è interrotto a metà. Abbiamo acquistato la nostra prima tenda, è stato un anno fantastico. Vedi? Alla fine, dopo aver fatto un mese tra mare, lago, montagna, a settembre è sopravvenuta la nostalgia. E adesso cosa si fa? Mia moglie ha detto la roulotte. Ma in un giorno, in una domenica in cui siamo andati in una bella città, hanno detto ma la roulotte farebbe per noi? No, no, perché col camper puoi fare anche la domenica, anche il sabato sera, anche il dormire fuori una notte come stiamo facendo noi adesso. Esatto, Luca, esatto. Bellissimo. Con la roulotte diventa tutto più complicato. E da lì amore a prima vista, camper. Attenzione cari amici, se avete fatto tenda sappiate che siete molto molto avvantaggiati anche col camper, perché molti piccoli trucchi della tenda vi torneranno utilissimi tutti col camper, su camper. Quindi ragazzi, a voi ancora domande, scrivete, condividete se volete anche questo video con i vostri contatti, con i vostri amici, a noi fa piacere, lasciateci un like se volete, iscrivetevi. E un'altra cosa, non abbiate paura con i vostri ragazzi, perché molto spesso il freno è ma i miei ragazzi cominciano a diventare grandi e non vogliono più sapere. Ma qui l'ho detto in un video, se ci seguiranno, ascolteranno in un video un mio pensiero. E nel video faccio vedere un dettaglio dei bambini che socializzano tra di loro e praticamente diventano familiari, ma anche gli adolescenti, gli adolescenti uguale. E su questo ci penserà Sofia, poi ci penserà Sofia a raccontarvi, vero Sofia? Tutto semplicissimo. Salutiamo i nostri amici, ciao ciao ragazzi, al prossimo video, ciao ciao.